cerca di fare le cose al meglio, stiamo programmando bene. Serie B! Ragazzi, Serie B! Serie B! Serie B! Abbiamo incominciato una buona programmazione, quindi bisogna avere pazienza in quello che stiamo realizzando. Ufficializzeremo non appena. Avevo promesso di fare una conferenza stampa prima del 1° luglio. Se otteniamo in un'aosta del direttore sportivo e dell'allenatore, li presenteremo anche prima. Quindi abbiamo fatto istanze. Alla Juventus è stato chiesto in un'aosta. Aspettiamo la risposta della Juve, che penso che non ci siano problemi, e quindi potremo poi pubblicare. Innanzitutto sul nostro sito possiamo mettere ufficialmente le notizie dell'allenatore e del direttore sportivo. Presidente, tanti bambini chiedono Serie B, Serie B, anche i grandi in verità. Vincere è sempre stato difficile nel calcio e lo continua ad essere, quindi abbiamo un'esperienza che 2 anni fa ci ha portato a qualche minuto dalla Serie B, sappiamo com'è andata, inutile ritornare dietro. Stiamo partendo con il giusto appiglio di 2 anni fa, quindi con una programmazione fatta per tempi. Sono contento di avere a disposizione tutto questo tempo, di aver chiuso sia il direttore sportivo che l'allenatore, che non appena mi sarà data l'opportunità renderemo ufficiali i nomi, anche se si parla troppo, però aspettiamo in un'aosta. E stiamo già pensando ad allestire la squadra per completare l'organico del Foggia, perché partiamo da una buona base di ragazzi straordinari che va integrata per completare al meglio questa rosa. Presidente, l'esperienza di 2 anni fa con un passo dalla B, quindi playoff, la lotteria sempre molto non lascia tanta interpretazione a quello che poi è la programmazione. Lei punta più a fare una squadra per vincere il campionato o punta più sui giovani? Quando si parla di vincere, io penso che ogni presidente quando inizia un campionato pensa sempre a vincere un campionato, non credo che ci sono presidenti che pensano a salvarsi alla prima giornata. Bisogna avere però rispetto nei confronti dei tifosi, parlare di programmazione, parlare di una squadra importante che ci possa far divertire. Vince solamente una nel nostro girone, non ne vincono 6 o 7. Molti spesso raccontano vogliamo vincere. Io dico dobbiamo avere una squadra importante, ripetere quello che abbiamo fatto 2 anni fa, che abbiamo fatto davvero tantissimo, semifinale di Coppa Italia, una finale playoff rubata. Poi quando si vince il buongiorno si vede sempre dalla mattina, e quindi ci devono essere tutte le componenti, tifoseria, società, imprenditoria locale, cioè ci deve essere questa unione che io spero che metta la parola fine a questa serenità di tutti quanti, perché bisogna pensare al bene del Foggia e il Foggia è un patrimonio di Foggia. Quando si partirà con la campagna abbonamenti, lei che cosa si aspetta dalla città? Io su questo non mi sono mai posto mai nessun dubbio su quella che è la partecipazione del tifoso foggiano. È passionale, quindi sono convinto che risponderanno presenti come hanno fatto ogni anno. C'è entusiasmo, non mi nascondo che ho parlato con l'unico allenatore e abbiamo firmato un contratto preliminare, non ho parlato con altri. Era il nostro pallino fisso, il nostro direttore è venuto con lo stesso nome e c'è stato un siparietto dove mi sono messo a ridere, perché abbiamo espresso la stessa volontà sull'allenatore, quindi il buon segno si vede anche da questi segnali. Essere convinti sul uomo da portare a Foggia e avere la sua disponibilità è stata una cosa bellissima. Avverte un clima diverso, Presidente, rispetto al passato? Abbiamo anche creato in questi 4 anni un po' di esperienza. Abbiamo conosciuto meglio la piazza, sappiamo pregi e difetti della città, abbiamo anche più esperienza addosso. Purtroppo lo scorso anno è stata un'annata particolare, data da un ricorso che ci ha portato via quasi ad agosto ad allestire la squadra. Eravamo noi in ritardo, molto di più. Quest'anno stiamo ancora a metà luglio, partiamo già con un direttore sportivo e un allenatore già pronti, stiamo già pensando ad allestire la squadra per il prossimo anno, e quindi adesso incominciamo a sentire i procuratori per portare a Foggia altri elementi che ci possono dare soddisfazione.